Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori da trasmissione Magia, Stregoneria Paganesimo che va in onda da Radio Gamma. Riprendiamo le trasmissioni dopo una lunghissima pausa, pertanto la pubblicità magari la manderò un po' più tardi, manderò qualche informazione pubblicitaria. Intanto cambiamo tutto il palinsesto. Francesco adesso parlerà di cose nostre e interloquiremo con Francesco parlando della questione sulla conferenza di Magia, Stregoneria Paganesimo. Poi alle 6 io riprenderò la normale trasmissione parlando del crogiolo del male. Francesco purtroppo dopo le 6 deve andare via, vero Ciò Francesco? dell'impegno purtroppo. E per cui io dopo comincerò la normale trasmissione del crogiolo del male. Intanto Francesco vi illustrerà un po' di cose che sono successe. Ecco, io intervengo, tenendo conto che i nostri ascoltatori possono intervenire quando vogliono, basta che chiamino lo 049 700 700. Ecco, ci eravamo sentiti nella trasmissione di Claudio giovedì sera, l'altra settimana, e che io avevo annunciato in diretta alcuni problemi per la conferenza che terremo a Treviso. La conferenza aveva il titolo Magia, Paganesimo, Stregoneria come liberazione dell'oppressione cristiana e penso che poi anche il termine oppressione sia anche il più giusto. Allora, la conferenza è stata vietata dal sindaco Gentilini. Noi avevamo richiesto la sala con 2 mesi di anticipo, avevamo fissato che era un incontro culturale. Benissimo, dopo strani avvenimenti, all'improvviso, nel giro di 48 ore, il sindaco ci ha detto che la sala non ce la dava più. Le scuse, non ha usato scuse particolari, non ha detto non si è arrampicato sugli specchi, non ha detto ma è successo qualcosa. No, ha detto chiaramente che per lui non era ammissibile che in una sala comunale si parlasse di un simile argomento. La cosa è un po' strana, anzi, la cosa veramente lascia perplessi è che si arrivi al punto di dire che la conferenza a me non piace, di conseguenza non te la lascio fare. Cioè io ho qua la lettera del sindaco Gentilini in cui dice: solo ora con l'invio del volantino di pubblicazione se ne è evinta la natura che non è rispondente ai canoni di utilizzo di una sala pubblica comunale per il taglio dato alla discussione paganesimo, magia, stregoneria come liberazione dell'oppressione cristiana. Io posso capire altre giustificazioni di tipo tecnico che non c'erano comunque e non sono state date. Il fatto che un sindaco dica non parlate di questo argomento significa chiaramente che c'è un rifiuto e che c'è un discorso proprio di intolleranza. È quasi a livello di inquisizione, e difatti l'inquisizione esiste tuttora e cercano anche di ripristinarla. Nonostante questi imprevisti e queste cose intollerabili, siamo riusciti a trovare una nuova sala. Allora, la conferenza si terrà sempre il 7 di febbraio a Treviso, sempre alle ore 18:30. Si terrà presso il palazzo della CGIL, nella sala Filt, in via Dandolo 2. E via Dandolo 2 è dove c'è la sede della CGIL, di fianco c'è la sala Filt, e di conseguenza noi saremo lì. Ci scusiamo dell'inconveniente, ma non è dovuto, no, dovuto alla nostra volontà. La cosa molto grave, invece, che io reputo, è che si sia arrivato a questo punto. Da quello che noi abbiamo appreso, non è che ci sia stata tutta la volontà del sindaco nel vietarsi l'uso della sala. Ci sarebbero state delle pressioni. Io ho chiesto addirittura alla persona che mi aveva riferito del comune di darmi una motivazione scritta di queste pressioni, di queste proteste che c'erano state secondo loro, e l'ho detto per iscritto non le mettiamo niente. Però fatto sta che quello che mi risulta, che è stato un consigliere comunale legato a una certa forza politica, legato a una struttura della CEI, cioè degli vescovi italiani, che ha fatto delle notevoli proteste. E io comunque torno anche ad approfondire una cosa. Noi quando avevamo scelto il titolo della conferenza di Treviso, gli amici di Treviso hanno detto mettiamo dentro oppressione. Hanno detto noi parliamo più di liberazione perché siamo già liberati e noi non siamo, cioè, almeno mentalmente, schiavi del cristianesimo, di conseguenza siamo liberi. Naturalmente questo termine oppressione è significativo proprio perché a questo punto la conferenza va a realizzare proprio una liberazione dall'oppressione, perché proprio esiste un'oppressione, cioè nel senso che solo il cristianesimo che si richiama a un Dio unico può opprimere gli altri culti. Cioè, facendo così, chi ha voluto portare avanti questa iniziativa si è dovuto scontrare per l'ennesima volta contro la volontà di chi vuole veramente mantenere un'oppressione. Cioè, titolo più azzeccato di questo non c'era, proprio perché si trova in un sistema di oppressione. Logicamente, questo tipo di intervento che c'è stato di pressione che vietava o che contestava la nostra presenza a Treviso, non è che sia un fattore estemporaneo o improvviso o non motivato o casuale, cioè esiste proprio una causa, cioè non è un caso che ci sia venuto questo. Non è che ci sia all'improvviso arrivato il vento della follia a Treviso e qualcuno dica non lasciamo parlare i pagani, i politeisti, gli stregoni.
E questo rientra in una mentalità che è più complessa, che è più ampia. Cioè, questa qui è una manifestazione di un pensiero, chiamiamolo unico e dominante, che esiste. Cioè, non è che a Treviso le persone che hanno impedito la conferenza siano diverse da quelle che si trovano a Roma o che si trovano a Milano. E le persone che hanno fatto questo l'hanno fatto con riferimenti chiaramente a delle organizzazioni di tipo clericale, a un potere che, come lo è il monoteismo, è un potere totalitario. Di conseguenza hanno soltanto applicato delle norme e dei valori di cui loro fanno riferimento. La Chiesa ha avuto l'Inquisizione, l'Inquisizione aveva il compito di opprimere chi era dissidente, chi si rifiutava, chi non accettava il cristianesimo. Questo principio introdotto soprattutto dalla Chiesa Cattolica e dal cristianesimo è stato manifestato anche in questa forma, cioè nel senso che bisogna sempre cercare di risalire alle cause o a chi si richiama o ai valori che stanno dietro. Il vietare la conferenza materialmente l'ha fatto il sindaco, però il sindaco ha fatto questo tentativo di vietare la conferenza e chiaramente avendo alle spalle tutta una serie di riferimenti culturali e di modalità operative. E queste modalità operative, questa cultura non se l'è costruita, lui se l'è trovata creata da un ambiente, cioè dal monoteismo. E di conseguenza, creando questa situazione, queste sono le conseguenze. E noi pagani non andremo mai a pensare di vietare qualcuno di esprimere la loro opinione, sono liberissimi di farlo. Logicamente, quando la loro opinione non è più la loro opinione, ma l'opinione di un Dio che noi non conosciamo, non vediamo e non sappiamo che non esiste, ci allarmiamo, diventa pericoloso. Cioè, noi, per noi le persone hanno la libertà di espressione. Guai, fa parte della nostra, cioè, fa parte della nostra, esatto, regole. Sì, però logicamente le persone devono essere responsabili delle loro azioni, non possono attribuire le loro azioni sbagliate, scorrette a un Dio, no, perché la responsabilità è loro. Di conseguenza, se loro usano il Dio come pretesto, a noi non ci va bene. Di conseguenza noi possiamo attaccare, come lo facciamo, il discorso del monoteismo, del cristianesimo e della Chiesa Cattolica. Però noi sappiamo appunto che noi attacchiamo sempre i loro principi, i loro punti di riferimento, mai le persone. Se poi le persone si fanno schiave, devono rispondere alla loro schiavitù. Cioè, se poi loro collaborano a un'opera di, come in questo caso, di oppressione, sono responsabili di questa opera di oppressione. Di conseguenza, la loro responsabilità si va a sommare alla responsabilità delle loro divinità, e ne sono responsabili. Comunque, io vorrei mettere in luce una cosa, Francesco, Vorrei mettere in luce il comportamento che hanno avuto i pagani in questo frangente, sì, che è importantissimo. Quando succedono queste cose, i pagani agiscono ognuno per conto proprio, cioè ognuno secondo le proprie possibilità. Noi abbiamo avuto dei pagani che hanno scritto immediatamente ai giornali la loro protesta e la loro indignazione. Abbiamo avuto dei pagani che si sono fatti in quattro per trovare la sala alla Filter, sì, presso la CGIL, affinché comunque la conferenza potesse aver luogo. Abbiamo avuto delle risposte dalla tribuna di Treviso. Sulla tribuna di Treviso oggi ci ha pubblicato un piccolo trafiletto che fra poco vi leggerò. E da parte mia ho preso la lettera del sindaco. Ho fatto una lettera e ho inviato una denuncia, una comunicazione di reato, non mi interessa come si chiami, direttamente alla Procura Generale della Repubblica. Cioè, in pratica, in questo frangente si è visto come ogni pagano e ognuno, sì, di noi abbia agito per il meglio, senza opprimere nessuno, anzi, facendo quello che era possibile. Logicamente, se gli ascoltatori lo reputano opportuno, possono anche loro fare qualcosa, nel senso, possono benissimo chiamare il sindaco e dire chiaramente al sindaco: a noi queste cose non ci vanno bene, non ci piacciono, cioè queste cose non nulla funzionano. Di più, mi raccomando, non diciamo solamente di manifestare la propria indignazione per un simile comportamento. Questo è già sufficiente, cioè far capire che esistono delle persone che sono disposte a riaffermare il diritto di libertà e di libertà di parola, anche perché se noi lasciamo passare una cosa del genere così sottovoce, Passa tutto dopo. Cioè, riaccendono i roghi. Ricordatevi che riaccendono i roghi. Cioè, l'Inquisizione. Cioè, si comincia, si fanno delle prove tecniche. Se questa va bene, vuol dire che se ne possa fare qualcosa di più. E più il tempo passerà, più le persone possono fare così, e più loro faranno peggio. Cioè, questo è proprio significativo. Nel senso che proprio esiste proprio un pericolo che questo avvenga. Perché io, appunto, parlando con delle persone che poi non hanno voluto confermarmi le cose, mi hanno detto chiaramente che alcune proteste fatte al sindaco venivano fatte da organizzazioni di tipo clericale,
ma organizzazioni di tipo clericale legate alla struttura della Chiesa, ma legate non in maniera occulta, ma legate in maniera palese a strutture ecclesiastiche. Di conseguenza, questo è significativo. E si possono citare, ad esempio, delle iniziative gravissime che sono successe in Italia. Cioè, parlavamo, ad esempio, prima qui in radio con altre persone di alcuni fatti che erano successi sempre di questa gravità. Ecco, io voglio citare una persona che io non condivido le sue posizioni, non voglio accettare, non accetto il suo modo di presentarsi, non accetto i suoi punti di riferimento perché non è un pagano, perché è un monoteista. Ad esempio, a Bologna, ad esempio, esisteva un'organizzazione stupida, i bambini di Satana, Dimitri. Bene, questa persona si è fatta un anno di galera e dopo un anno di galera, dopo un processo, ha detto i fatti non sussistono. Dimitri ha detto che gran parte delle accuse contro di lui erano state costruite a tavolino da organizzazioni di tipo clericale. Cioè lui accusava una struttura che era di Bologna di aver fatto questo. E difatti durante il processo è venuto fuori che gli uniche due reati che gli venivano contestati, prima che gli venissero contestati, prima che ci fosse una denuncia, sono passati tramite organizzazione clericale. E dopo un processo, dopo un anno di carcere preventivo, lui è stato assolto. Nessuno ha protestato. Perché? Perché pochi hanno protestato, ad esempio noi abbiamo, questo l'abbiamo detto pubblicamente con comunicati stampa, che era una cosa che il vero satanismo non era il satanismo di chi lo si dichiarava satanista come Dimitri, ma il satanismo era di chi faceva le lotte contro queste organizzazioni. Organizzazioni non condividibili da parte di un pagano, non accettabili, però veniva legato un discorso del genere di repressione delle idee, con poi la repressione proprio fisica su reati inesistenti. Praticamente com'è che funziona la cosa? Io prendo un imbecille che ha fatto un reato di un qualche tipo e che è legabile dal punto di vista del satanismo, di perversioni particolari, lo processo per il reato, imputo a lui la sua posizione di pensiero, ma non per colpire lui, per colpire tutti gli altri che pensano in maniera diversa. Questi meccanismi sono sempre reali, sono sempre stati usati. Sì, esatto, si prendono sempre gli elementi meno difendibili, meno accettabili e di conseguenza si sfruttano questi elementi per poi introdurre sempre dei principi giuridici che vanno contro la libertà di tutti. Sì, ma non tanto, i principi giuridici non è che passano. Io ho sentito il cardinale Tonini, chi è quello magro? Tonini. Il quale davanti a delle contestazioni che qualcuno diceva cazzo esistono delle leggi, esistono delle cose da rispettare e voi non le fate rispettare, cioè voi cercate di aggirarle, cercate di storpiare le leggi, lui diceva ma cosa vuoi se la gente pensa diversamente? Sì vabbè, ma se la gente pensa diversamente non può aprire i lager e bruciare viva la gente, cioè esistono delle regole sociali, delle regole scritte che fanno parte del patto e che vanno rispettate alla lettera, cioè non è possibile derogare a quello che è il patto costituzionale. Questo è importantissimo. Sì, ecco, io ricordo sempre comunque che la conferenza si terrà lo stesso. Ciao Marco. La data è appunto 7 di febbraio. Sì, Francesco, dimmi. Posso dire una cosa? Certo. A me la situazione dispiace un po', ma anche mi sta bene così. Perché? Perché bene o male voi l'autorizzazione l'avete avuta fino all'altro giorno, no? Sì. Quindi esatto. Questo io mi fermo qua. Il sindaco vi aveva dato la sala? Il 22 di dicembre. Il 23 di gennaio ce l'ha vietata. Ah, quindi dal 22 dicembre c'era l'autorizzazione a darvi la sala. Certo. E al 23 gennaio ce l'ha tolta. Ecco, quindi è durato un mese, no? Sì, ma noi avevamo chiesto il 7 di dicembre l'autorizzazione. L'avevate chiesto in dicembre. Il 7 dicembre. E lui vi avrà risposto sì, in modo più... Il 22 ci ha risposto positivamente. Ecco, quello non fa testo. Cioè, quello fa testo, no? Sì, è questo che noi gli rifacciamo. Appunto. A me basta questo, lui vi aveva autorizzato, basta, sì. Poi se lui si è rimangiato qua, lo capisce anche un bambino, no, chi c'è sotto e chi ci sta dietro. Bisogna che lo capisca anche la magistratura. Ecco, e lui a questo punto che dovrà togliersi un po' da sta patata bollente. Questa è anche la mia opinione. Sì, appunto, in un certo senso sono solidale io con il sindaco, in questo senso se mi capite. Vabbè, ciao. Ma infatti anch'io ho ipotizzato questo, Marco. Vi saluto, ciao. Ciao, grazie. Sì, no, ecco, io vorrei ripercorrere anche ad esempio una cosa. Allora, noi il primo di dicembre abbiamo fatto la richiesta per la sala. Il 22 dicembre il sindaco di Treviso ce l'ha autorizzato a utilizzare, con lettera scritta protocollata, a utilizzare la sala.
Benissimo. Poi il 23 di gennaio, nel giro di una giornata, in 24 ore, è successo questo fatto. Il sindaco ha fatto chiamare dalla segretaria la responsabile di Treviso che organizzava la conferenza e ha detto che non era possibile che lasciassero trascorrere la conferenza così, perché passasse per paganesimo, magia e stregoneria, ma non come liberazione dall'oppressione cristiana. Di fronte al nostro rifiuto di modificare una virgola di quello che noi avevamo programmato, ci hanno richiesto lo statuto dell'associazione, perché loro hanno sempre la mania di dire la vostra organizzazione è segreta, occulta. Noi abbiamo fatto semplicemente, detto, vabbè, vi mando il fax. Lui ho fatto il pomeriggio alle 15.30 del pomeriggio di giovedì scorso, ho fatto il fax al sindaco con lo statuto dell'associazione. Tenendo conto che lo statuto è depositato da anni all'ufficio del registro, di conseguenza è un atto pubblico, cioè c'è l'elenco dei soci, i nomi dei soci, l'indirizzo dei soci, c'è la finalità. Di fronte a questo, alle 17.30, dopo neanche due ore, il sindaco faceva chiamare dalla segretaria, la responsabile di Treviso, diceva la sala non ve la do più. Il giorno dopo io ho chiamato, ho parlato con la segretaria, ma ha detto il nome di un consigliere comunale che è andato a protestare. Gli ho detto per favore me lo potrebbe mettere per iscritto chi è venuto a protestare, ha detto va, non lo metto per iscritto. Gli ho detto mi faccia il fax della lettera, e io nel pomeriggio ho avuto la lettera di comunicazione che diceva ho tolto la sala. Cioè io mi stupisco di questa rapidità, che nel giro di poche ore uno possa prendere uno statuto, possa decidere tutto quanto e dire non vi do più la sala. Ma tra l'altro la cosa appunto più grave è che loro l'hanno detto chiaramente, fa voi vi togliamo la sala non perché la sala è inagibile, no, perché voi parlate di questo argomento e noi reputiamo che non deve essere parlato in pubblico. Ma dove esiste che un sindaco toglie il diritto di parola a delle persone perché l'argomento non piace? Cioè questo veramente non è di una gravità assurda, insomma. Siamo davanti a una cosa che ha un po' dell'incredibile. Cioè fino all'altro ieri togliere la parola a qualcuno, impedire a qualcuno di parlare, veniva fatto passare come prove tecniche, come qualcosa che non funzionasse. Qui siamo un po' alle regole dell'assurdo. Siamo a dire il padrone sono io e se tu non accetti quello che voglio io, tu non esisti. Ricordate che questa è l'essenza stessa di quello che andiamo a parlare del concetto di male. Cioè, qual è il concetto di male? Il concetto di male è dato dalla sottomissione, dove il macellaio di Sodoma e Gomorra dice alle persone, siccome voi non fate sesso come io voglio che voi facciate sesso, voi dovete crepare tutti. Cioè, voi o fate quello che voglio io o io vi ammazzo. E così il sindaco è come se ci avesse detto, o voi dite quello che voglio io, quello che piace a me e nel modo in cui piace a me, oppure voi non parlate. Cioè, questa è un'estensione di quello che è l'aberrazione cristiana nel complesso. Sì, difatti proprio questa è l'applicazione proprio concreta, pratica, dimostrabile e visibile del concetto cristiano dell'unico Dio. Ciao Francesco. Ciao. Io direi che è una vittoria questa. Questa, ragazzi, è una vittoria. Provate a pensarci. Perché fosse andato come sarebbe dovuto andare in un paese civile, la cosa probabilmente sarebbe passata così, sì, all'acqua di rose hanno fatto sì un convegno, è stato anche dato il permesso a livello comunale e quindi è una cosa, sì, roba da storiette così, una cosa folcloristica, mentre così, pensateci sopra un po'. Ciò. Non vi sembra che sia una cosa alla quale ci dà una certa importanza, ragazzi? Gianpaolo, se il magistrato sarà della tua stessa opinione, io sarò d'accordo con te. Ma tu renditi conto, Claudio, che questa cosa vuol dire che ha toccato qualcosa che voi altri, neanche voi altri, forse vi aspettavate di toccare. Cioè, io sono indignato per l'assoluta mancanza di rispetto per la Costituzione della Repubblica. No, io non mi meraviglio, scusami, sai, proprio io di questo che hai detto adesso non mi meraviglio per niente. Ma ti sei guardato attorno come stanno andando le cose anche a livello politico? Ma vi siete chiesti, ragazzi, cosa, in che paese stiamo vivendo? Gianpaolo. Ecco. Quindi a un certo punto io non mi meraviglio di questo. E troveremo anche altre cose peggiori di queste. Solamente che in questo caso anche la gente che probabilmente vi andava contro comincerà a chiedersi perché. Mi spiego?
Sì, vada bene a questo. C'è anche questa ipotesi in corso. Certo, io non vi dico altro perché altro non saprei dire. Nella mia piccola mente non so pensare altro. Perfetto. Grazie ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, chiaramente Giampaolo ha fatto un intervento molto, molto significativo. Dice, chiaramente fa, ma noi non diciamo alla gente di fare o di pensare qualcosa, noi diciamo alla gente fa, domandatevi perché c'è stato il bisogno di vietare una simile cosa. Cioè, nel senso, cioè noi non siamo dei sovversivi che vanno lì e mettono a ferro e fuoco Treviso. Siamo delle persone che, ad esempio, si danno una sala comunale, come la troviamo, la lasciamo. Pulita, cioè, puliamo non siamo, anche. Non siamo neanche dei vandali, cioè nel senso, cioè, noi ci comporteremo il meglio possibile, cioè nel senso, noi tenendo conto, tanto per fare un esempio, noi abbiamo stampato migliaia di volantini per annunciare la conferenza, cioè, ma non per far capire che la nostra non era una cosa segreta, che c'erano cose da nascondere. Ciao, dimmi. Posso portarti via un minuto? Sì. Stammi attento, hai mai pensato che in quest'anno, nel 98, a Treviso ci sono le elezioni per il sindaco? Hai mai pensato il bigotismo di Treviso e quanto è potente la Chiesa a Treviso? E questo sindaco si ripresenterà con la sua demenzialità? Scusa, quest'anno? Penso proprio di sì. Sì. Oh. Hai capito? Oh. Oh. Sì. Buona giornata. Grazie, ciao. Non sapevo di questa, no, di questa, sì. Pensavo fosse più lunga. No, no, invece sulle elezioni. Pensavo che fosse più lunga. Beh, insomma. Sì, no, infatti questo lo sappiamo. Pronto la diagramma? Logicamente. Ciao, dimmi. Sono Roberta. Ciao, Roberta. Sì, infatti, il sindaco che dà il permesso, però, che sia una forza superiore, no? Davvero? Certo. Penso di sì. Comunque, io sono sempre dell'idea che non è perché ne parlate, è per come ne parlate. Davvero? Sì. Dici? Adesso non venirmi contro. No, non ti vengo contro, Roberta. Ecco, è per come ne parlate, no, no. Perché, sta attento, i politici, no, puoi dire tutto quello che fanno, però se nell'etere continui a dire ladri. No, non dico così. Voi dite macellaio e il pedofilo, è questo che suona male, no, capito? No, è l'unica cosa che loro cercano di mascherare, è tutto il resto che hanno paura. Roberta, ti faccio un esempio, a giugno dello scorso anno abbiamo fatto una conferenza a Vicenza con centinaia di volantini che l'annunciavano, che parlava di liberazione dall'orrore cristiano. Cioè, fate una conferenza. A Vicenza. Cioè, Vicenza come pubblicità è nella città di Pre. Tieni più conto che noi abbiamo invitato il sindaco, abbiamo invitato anche il vescovo, abbiamo invitato diversi sacerdoti. E non sono venuti. Non sono venuti, però noi gli abbiamo fatto la raccomandata di invito. Comunque, vabbè, dai. A Vicenza la conferenza l'abbiamo fatta. Tanto io adesso ripeto le robe che dicono anche gli altri, però c'era una cosa che mi premeva di più, scusa, dimmi. Un intermezzo. Benedetta... Benedetto il monte là. Ecco, io che proprio sono atea, oggi quando ti ho sentito ho detto, oddio il diavolo. Aspetta, ho detto, Madonna, adesso vado a mettere una candela su a Monteberico. Da buona atea, no, ho detto, mi è venuto a ridere come l'ho pensato. Sei andata, digli quando che vai a cena che noi andiamo a spegnerla, dai, non sì, ti vada, sì, subito. No, però due giorni, ecco, io sono molto affezionata a questa radio e devo ringraziare Claudio, Franco e tutti quelli che si sono dati da fare. Sei al pranzo? Eh? Sei al pranzo? Sì. Bene, allora ci conosceremo. Ma come, mi conosci Giaro e Claudio? Davvero? Claudio? Ah, sei venuto in conferenza, no? No, io sono venuta all'assemblea, no, non mi conosco, Roberta. Ostia. Che mi sono venuta vicino a parlarti anche. La rossa. La rossa. Dai, Claudio, Madonna, niente, stai sempre pensando. Sono fuori di testa. Sì, dai, mi conosci, sì, dai. Sono venuta due volte all'assemblea. Ascolta. Dimmi. Sì, appunto, due giorni di Padania e mi sembrava di essere una donna incinta con le nausee. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dunque, il problema non sono quello che noi diciamo, il macellaio, il sodomagomora e altre cose, quelle sono le cose irrilevanti, cioè sono le cose che meno hanno peso, però colpiscono la fantasia. Cioè voi che ascoltate date più peso a queste cose, ma perché voi siete persone pulite. Cioè voi non leggete le altre, ma gli altri leggono il resto, sono più smaliziati di voi, ricordate? Cioè,
Che poi il problema che, cioè, di Treviso è un problema più complessivo di tolleranza. Ciao Mario. Io nel darti la mia solidarietà, anche perché tu e Rinaldo siete le due, le uniche voci che ascolto in questa radio, volentieri, e dico che sono d'accordo con il signore di Rosano, Giampaolo, avete vinto. Staremo a vedere. Sì. Comunque io ti ascolto molto volentieri. Grazie. Satanasso. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Pronto Radio Gamma? Radio Gamma 5. Sì? Gamma 5. Qua parla Piero da Treviso. Dimmi tutto. Come mai che non si sente niente qua? No, dai, adesso è in linea la radio, Per due giorni è stata bloccata, ma da 10 minuti stiamo trasmettendo. Sì, siamo a Padania adesso. Ah! Che sei a Padania adesso. Allora io voglio la radio un po' più sottile. Io voglio la radio un po' più... più sottile. O provo a spostarla da una stanza all'altra, magari. Ah, perché da ieri o qua non sentivo più niente. Beh, ieri e oggi non potevi sentirla. Ah, È ripartita da 10 minuti e un quarto d'ora la radio. Adesso provo a vedere se buono, perché radio cooperativa da una parte e radio Padania da che. Bisogna essere un po' sottili, sì. Era copre male, va bene, dai. Va bene? Va bene, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ecco, io appunto volevo aggiungere una cosa, che non è che questi fatti di, diciamo, questi fatti di intolleranza siano solo una manifestazione di Treviso, cioè nel senso che l'inquisizione e l'intolleranza sta rinascendo. Io voglio citare un semplice esempio. Sul Sole 24 Ore di domenica 25 gennaio è uscito un articolo di Italo Mereu. Italo Mereu è un autore che ha fatto un libro molto interessante, che sarebbe interessante che molte persone andessero a leggere, che è Storia dell'intolleranza in Europa. E in questo articolo... No, passarmi in diretta. In questo articolo, Italo Mereu, appunto, citando questo suo libro, parlava della cosiddetta apertura degli archivi pontifici sull'Inquisizione. Il titolo dell'articolo fa "Ma l'Inquisizione continua?" e lui dice a un certo punto ancora, la pubblicità che si fa intorno a questa apertura dice: "Ora tutto ciò è perfettamente inquadrabile nell'intolleranza rinascente ricoperta dalla ipocrisia accademica." Cioè, lui stesso, che è uno studioso dell'Inquisizione, che è uno studioso dell'intolleranza, lui stesso si è accorto che il discorso dell'Inquisizione va avanti. Cioè dice, fanno la pubblicità, fasulla sull'apertura degli archivi. Però l'Inquisizione non viene tolta, si chiama con un altro nome, però viene avanti. Fanno una pubblicità che aprono gli archivi, però l'apertura degli archivi è fino al 1902. Di conseguenza le persone che sono ancora vive, sono sottoposte al processo dell'Inquisizione, non possono verificare e non possono difendersi. E via di seguito, cioè c'è tutto un discorso lunghissimo da fare su questa presunta apertura degli archivi. Benissimo, ma lui stesso parla di intolleranza rinascente. E allora se uno studioso, che è solo uno studioso, che non è né un politico, che non è uno che non agisce, uno che ha studiato l'Inquisizione in tutte quante le sue manifestazioni dice l'intolleranza sta rinascendo, penso che sia significativa la cosa. Dimmi tutto. Chiedo scusa, ho sentito una notizia qualche giorno fa appunto sul suo discorso dell'apertura degli archivi vaticani, che però, oltre a quello che diceva il tuo collega in studio, hanno già messo le mani avanti, dicendo che tutto quello che riguarda soprattutto sull'Inquisizione venne portato via da Napoleone e che poi gli è andato tutto perso. E adesso il mio amico ha qualcosa da dirti. Il mio amico ha qualcosa da dire oltre a questo. Sì, sì, sì. Ma io ho sentito questo, hanno già messo le mani avanti, sì, capito? Sì, sì, sì. Aprite pure perché tanto non c'è quello che cercate. Certo, sì, ecco. Sì, certo. Ciao, buona ciao, serata, ciao. La storia degli archivi che sono tutti spariti è uno dei soliti trucchi, cioè nel senso che già alcuni anni fa alcuni studiosi di stregoneria dissero noi possiamo ricostruire la storia dei processi di stregoneria non quanto perché esistono gli atti religiosi, ma perché esistono gli atti dei tribunali civili che sono stati conservati. Difatti, nello scorso secolo, l'ordine domenicano, che è stato uno degli ordini che più ferrato e più utilizzato per combattere contro la stregoneria e contro appunto quello che era al di fuori del mondo cristiano, hanno provveduto ad eliminare archivi. Basta pensare che, ad esempio, questa notizia io l'ho trovata riportata non su dei libri che sono nascosti, riportata sul supplemento del Corriere della Sera di 2 o 3 anni fa, in cui si riportava questa notizia, diceva per quanto si cercherà di ricostruire cosa ha fatto la Chiesa contro la stregoneria, questo non sarà possibile perché gli archivi sono stati distrutti nel secolo scorso. La Chiesa è stata molto furba e come se Napoleone viene qui e cerca di recuperare gli archivi sulla stregoneria, vuol dire che c'è un interesse. E io vorrei ricordare una cosa,
che bene o male Napoleone era il frutto della rivoluzione francese, e la rivoluzione francese è stato il più grande, il più grosso movimento anticristiano dal punto di vista della manifestazione pubblica. Ne abbiamo già parlato. Sì, e questo ne abbiamo sempre insistito. Basta pensare, ad esempio, tutto quanto nel richiamo, per fare un esempio stupidissimo, il berretto frigio della rivoluzione francese era il berretto del dio Mitra, che è stato l'ultimo dio delle legioni romane e che hanno tentato fino all'ultimo di utilizzare il culto di Mitra per scardinare il culto di Cristo. La rivoluzione francese adottò il berretto frigio come emblema della rivoluzione, come copricapo, come riconoscimento. Guarda, tutti i movimenti ribelli, per esempio anche i baschi, no? Se guardi il simbolo dei baschi, è il serpente che viene fuori, che è un simbolo magico dell'energia vitale che esce dalla terra. Cioè, tutti i movimenti di libertà, di liberazione, cercano di pescare fuori da quello che è il cattolicesimo. Dopo ci sono anche quelli interni, no? Però quelli attuali... Ma infatti. E di conseguenza, appunto, quello che... tornando sul discorso dell'Inquisizione, loro si sono domandati, d'altronde loro avevano l'avversità per la rivoluzione francese, ma anche perché la rivoluzione francese utilizzava simboli e metodi dell'antica Roma, cioè c'era un in maniera fondamentale c'era un richiamo della rivoluzione francese al cittadino. E dove abbiamo avuto come manifestazione più concreta il concetto di cittadino nell'antica Roma, nell'impero romano, nella Repubblica Romana? Cioè, cos'era fondamentale per gli antichi romani? Non tanto l'appartenenza per sesso, religione e così via, ma il fatto che tu fossi o non fossi cittadino romano. E cos'era appunto per loro che dovevano liberarsi da 1900 anni di dominazione cristiana, da liberarsi da questo dominio, da questa oppressione? Cosa potevano prendere come modello? Solo l'antica Roma. Cioè, difatti, addirittura, io ho letto recentemente degli studi, che ci furono nel giro di pochi mesi tutti quanti i bambini che nascevano venivano dati nomi che si richiamavano a Roma. Il fatto stesso che si parlasse della Dea Ragione, cioè il fatto di dover proprio portare un concetto divino nella ragione, il fatto stesso che si organizzassero le processioni usando i costumi romani. Tutte quante diventavano delle divinità. Perché? Non bastava dire libertà, no. Significava dire che loro era fondamentale il concetto del divino. E questo qua, logicamente, cosa si è chiesto? Napoleone è logicamente diventato un imperatore, va bene, lasciamo perdere, però è stato il frutto della rivoluzione francese. Il frutto chiamato degenerato, quello che volete, lasciamo perdere. Però sono un po' questo problema fa. Dunque, noi abbiamo sul malloppo, sulla nostra spalla, questi archivi. A qualcuno fanno interesse. Se poi uno riesce a portarli via, chissà cosa scopre. A questo punto a noi non ce ne frega niente, queste persone le abbiamo fatte fuori. Quante fossero milioni di donne bruciate, milioni di uomini bruciati, a noi non ce ne frega niente. Tanto, milioni, 10 milioni, 20 tanto milioni. Dio, tanto noi queste le abbiamo fatte fuori, siamo tranquilli, non tornano più, benissimo, che facciamo? Possiamo anche buttare via gli archivi. Tanto che c'è bisogno di conservare la memoria storica di queste persone, c'è bisogno che quasi mai fra qualche centinaio di anni qualcuno dica possa fare il conto di tutte le donne bruciate, di tutti gli uomini bruciati. No, allora a questo punto, tanto Dio ci ha autorizzato a farlo, possiamo anche far sparire gli archivi. E loro li ha fatti sparire gli archivi. Difatti, se voi vedete ad esempio tutti gli studi dal punto di vista storico sulla stregoneria, sono basati tutti quanti su processi di tipo civile. Cioè tutti, cioè nel senso che io ho letto parecchi testi, tanto per dire, anche ultimamente un anno fa è uscito un testo sulla stregoneria nel Veneto, e si basava sui processi fatti dalla Repubblica di Venezia, non sui processi religiosi, proprio perché loro, avendo la possibilità, controllando, li hanno fatti sparire. E difatti appunto già il fatto stesso che loro hanno detto fare l'inquisizione esiste ancora, però vediamo i documenti fine 1902, si sono messi le mani avanti, aspettiamo che le persone inquisite spariscano e poi nessuno avrà più l'interesse diretto di andare a cercare i documenti. Per far prendere fiato a Francesco, due minuti solo Francesco. Sì. Io vi ho già letto il libro dell'Anticristo, l'ho letto per radio abbondantemente. Però voglio ribadire dal libro dell'Anticristo sul concetto di vittoria e sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. Ed è quello che stiamo facendo in questo momento, quello che noi stiamo praticando in questo momento. La vittoria è il risultato finale di una sequenza di sconfitte. Quando il soggetto affronta l'oggettività, vincere o perdere è uguale. La vera vittoria consiste nel mettere gli scontri uno dopo l'altro. Iniziarne uno dopo averne concluso uno. Non c'è vittoria nello scontro fra oggettività e soggettività, ma lo scontro fra soggettività ed oggettività porta alla vittoria della soggettività sulla soggettività. Ancora, lo scontro continuo fra soggettività ed oggettività permette alla soggettività di reclamare il potere di essere davanti all'infinito. Ogni volta che l'oggettività si scontra con una soggettività,
per lei è sempre e comunque una sconfitta, sia che vinca sia che perda, riferita al piano della ragione. Se vince, disporrà di una soggettività menomata dalla sua vittoria, pertanto non servibile al 100%. Se perde, dovrà costruire un nuovo adattamento soggettivo determinato dall'incapacità di controllo di quella specifica soggettività. Un'oggettività formata da soggettività menomate è un'oggettività menomata. Pertanto, sia che il soggetto vinca o perda nello scontro con l'oggettività, il soggetto vince sempre nella misura in cui riesce a rinnovare e a riprodurre lo scontro con l'oggettività al di là dell'essenza numerica della vittoria e della sconfitta. Dal punto di vista dell'efficacia soggettiva, si può affermare che un soggetto travolto dalla sconfitta, capace di rientrare nell'arena percorrendo un altro piano sul quale rinnovare lo scontro, ottiene una vittoria ben più grande che non quella che se avesse vinto lo scontro stesso. La vittoria non consiste nel privare l'avversario di un qualche cosa, ma nel presentarsi potenti all'appuntamento con la morte del corpo fisico, la quale è in grado di mettere tutti d'accordo, salvo il modo con il quale i poveracci la supplicano. Cosa serve tutto questo discorso? È che noi, come pagani, viviamo per sfida, per cui anche se siamo sfidati, anche se non ci accettano di parlare, anche se non ci fanno dire questo, per noi è sempre e comunque una sfida da rinnovare continuamente. I perdenti non saremmo mai noi, perché noi in fondo non abbiamo nulla da guadagnare se non noi stessi, no esatto. Francesco? Sì, beh, infatti. I perdenti è loro che ci attaccano, che ci impediscono di parlare, e se noi dovessimo perdere è il sistema sociale. Perché se perdiamo noi, non è che noi siamo l'ultima spiaggia, però è il primo soffio del vento che porta l'uragano. E l'uragano si fa sempre presagire da piccoli venti. Noi saremmo il piccolo vento che, sconfitti una volta noi, impediti a noi di parlare, si impedisce anche ad altri di parlare. Attenzione. Sì, difatti quello che appunto abbiamo sempre ribadito, che la differenza sostanziale fondamentale tra il paganesimo e il politeismo e il monoteismo è proprio questo, cioè nel riconoscere il potere di agire, di fare alle persone, cioè nel senso che noi dall'altra parte abbiamo il monoteismo, che è una religione proprio del dominio, cioè nel senso che abbiamo un Dio dominante che ti ordina di fare le cose, tu devi obbedire e devi eseguire, tanto per dire, cioè, qualsiasi cosa che Dio vuole tu devi ascoltarlo. Nel paganesimo questo non avviene, cioè nel senso che sta sempre all'uomo di ricepire il messaggio. E se questo messaggio gli torna utile, gli può servire, lo accetta, altrimenti può anche ribellarsi e poi cercarsi un'altra divinità. E la divinità non può imporla, cioè non può dire io sono il tuo unico Dio, mi devi ascoltare. Per un pagano, se un Dio ha fallito, lo può benissimo abbandonare, trovarsene un altro che gli sia più confacente. Se una divinità non gli dà un aiuto, non gli dà un sostegno, benissimo, il pagano andrà a cercare una divinità che lo sostiene. E per questo non avrà la condanna del Dio, e non avrà neanche il tormento del Dio. Cioè, basta pensare a una semplice cosa, ad esempio. I monoteisti hanno la caratteristica di schematizzare, di fissare tutto, di creare una gerarchia, di creare dei schemi, di bloccare tutto. I pagani hanno sempre un discorso dinamico. Di conseguenza, i pagani, ad esempio, sono quelli che combattono contro l'oppressione, non quelli che creano l'oppressione. Perché l'oppressione arriva dal fatto di essere statico, da essere rigido, bloccato. Cioè, nel senso che un pagano si pone di fronte a un evento non dicendo ma cavolo, dove l'ho letto sulla Bibbia, in quale paragrafo che può essere giustificato, no, perché il pagano dice vabbè, si presenta una cosa nuova, io la guardo, la vedo, cerco di capirla, benissimo, cerco di capire con i miei strumenti. Un monoteista queste cose non le può fare, logicamente quando vede qualcosa deve cercare un punto di riferimento in un testo sacro o in una struttura religiosa o in un sacerdote, cioè è sempre vincolato e sempre sottomesso. E per fare un esempio così, forse più concreto, allora, è uscito ad esempio un articolo, un libro di Ginsburg, che è un altro studioso di stregoneria, in cui dice che, ad esempio, se Gesù non fosse il Messia, cioè cosa assistiamo nel monoteismo? Il fatto che a un certo punto gli uomini non sono più sufficienti, quel Dio che non c'è nei cieli, soprattutto che non c'è nei cieli, che non c'è da nessuna parte, ha bisogno di mandare un profeta e di mandare un Messia. Ma come? Perché? Voi non siete in grado di vivere, cioè a un certo punto bisogna che si scardini qualcosa, che venga questo Messia e che porti qualcosa. Ma come mai questo Dio si è dimenticato di darti le istruzioni?
Cioè, è come tu comprassi un aggeggio e la prima cosa che fai, dico, scusa, mi dia anche il metodo delle istruzioni. No, è come ti dessi il metodo delle istruzioni a rate, in maniera incomprensibile. Cioè, questo veramente significa renderti schiavo. Cioè, ma perché c'è bisogno del Messia che ti porti un messaggio da un altro mondo? Scusa, perché non poteva darti questa informazione subito? E perché prima non ne avevi bisogno, ne hai bisogno a un certo punto? Che bisogno c'è? Scusa, una persona vive, compie la propria vita, benissimo, la compie giorno per giorno, costruisce, come dice Claudio, il suo corpo di luce, il suo corpo astrale, costruisce la sua vita, cerca di creare dei rapporti intorno a se stessi e non ha bisogno che a un certo punto arrivi qualcuno a dire hai sbagliato, cioè cerca di darsi quegli strumenti per correggere gli errori, per affrontare dei problemi, ma si pone sempre al momento in cui questi problemi si pongono, cerca di acquisire un'esperienza. Nel monoteismo questo non è possibile, ci deve essere qualcuno che a un certo punto ti dice guarda che hai sbagliato, cioè devi fare così perché te lo dice Dio. E poi tutta la vita la passerai che qualcuno ti dirà cosa fare. Esatto. E infatti proprio loro, c'è il discorso del profeta, cioè a un certo punto il Dio, che è un Dio così universale per loro, per i monoteisti, che potrebbe fare un bel messaggio televisivo a reti unificate e darvi le istruzioni, no, deve mandarti il profeta. Cioè un disgraziato che poi logicamente dice delle cose insensate come tutti i profeti che dicono delle castronerie, che deve portarti la parola di Dio. E logicamente, se tu non li credi, vai contro la volontà di Dio. I pagani questo non hanno mai avuto, cioè i pagani avevano sempre bisogno di racconti, però percepivano questi racconti non come schematici, cioè li trasmettevano, sapevano che le divinità erano dinamiche, cioè nel senso, le stesse divinità, e ad esempio noi sappiamo che ad esempio gli dei scopavano, avevano rapporti sessuali, amavano le cose, amavano trasformarsi, e avevano delle modifiche. Avete mai visto ad esempio il dio dei cristiani ridere? Quando l'avete visto? L'avete mai visto voi il dio dei cristiani prendersi in mano una chitarra e suonare qualcosa? Cioè, nel senso, sembrano delle battute stupide, però sono significative perché danno l'immagine. Cioè, noi abbiamo chiaramente l'esempio di divinità del paganesimo, prendiamo Apollo che aveva la lira, deve entrare in contatto con un uomo perché dice che lui suona meglio e devono fare i giudizi. Noi abbiamo ad esempio lo scontro, ad esempio, tra Apollo che suona la lira e Pan che suona il flauto. Prendono un dio, non prendono neanche un santo, prendono un uomo qualsiasi, vabbè, prendono un re che deve far da giudice. Cioè, dove avete mai visto il dio dei cristiani, il dio degli ebrei, il dio dei musulmani che prende un uomo a giudice delle sue azioni? Non abbiamo mai visto questo. Noi abbiamo le divinità del paganesimo che aiutano gli uomini, cioè che interferiscono per il bene degli uomini. Prendiamo il caso di Pan. Pan viene venerato ad Atene nel momento in cui Pan, non perché dice voi mi dovete adorare perché sono un nuovo dio, ma nel momento in cui Pan interviene e fa vincere i greci a Maratona, da quel momento ha fatto una cosa utile, bene, è un dio che ci serve, ce lo prendiamo. Se invece noi nel monoteismo abbiamo un dio inutile che arriva a un certo punto e dice io sono l'unico dio, vi mando questo, dovete obbedire, e la gente deve essere sottomessa, deve accettare. E logicamente chi si fa portatore di questo Dio può commettere qualsiasi violenza. Cioè, nel paganesimo ognuno è libero di scegliere la propria divinità, la propria via. Ognuno può fare le cose che sente giusto. Ciao, se ti disturbo ancora. No, nessun problema. Francesco, stai rispondendo in maniera egregia a quello che avevo chiesto, mi sembra a voi altri o un'altra trasmissione analoga, proprio su quello che riguarda l'umorismo nelle religioni cosiddette superiori, chiamo i superiori io, no? Le religioni importanti, che non prendono mai in considerazione l'umorismo, il riso, il divertirsi ridendo così in maniera spontanea, non è mai hanno sempre la faccia lugubre, ti fanno sentire, ti fanno avere la colpa di esistere, proprio di essere nato, hai una colpa. E con questo vi lascio e continuare, che è meraviglioso quello che state dicendo. Ciao Giampaolo. Ciao. Sì, beh, una cosa significativa, basta pensare ad esempio una cosa, cioè nel senso, noi abbiamo l'inno numerico a Pan, la nascita di Pan. Quando Pan nasce lo portano nell'Olimpo e tutti gli dei si misero a ridere di questo dio. Cioè nel senso, è una cosa proprio naturale, cioè, nel senso che la cosa più semplice è quella da ridere, quella cosa più immediata, cioè nel senso che questo lo potevano fare. Abbiamo delle divinità che giocano, che fanno azioni, che provano sentimenti, cioè che provano piacere, nel senso, cioè, dove esiste questo qua nel cristianesimo? Cioè, avete mai visto ad esempio, noi abbiamo la raffigurazione tipo delle ninfe nel paganesimo che si bagnano. Avete mai visto Gesù Cristo farsi una doccia nella Bibbia? Cioè, l'avete mai visto in una doccia Gesù Cristo? No, non l'abbiamo mai visto, cioè. Ma avete mai sentito che abbia avuto il bisogno, che abbia avuto fame,
che abbia desiderato di fare sesso, di avere una donna. No, non l'ha mai avuto, ha sempre avuto la rinuncia. Avete mai pensato che si è messo a giocare? No. Cioè, l'avete mai visto fare questo? No. E ve l'hanno, cioè, mai trasmesso questo? Perché logicamente, e c'è anche un discorso da fare che è proprio più fondamentale, che certe immagini vengono costruite proprio per dominare, cioè nel senso, al di là che la Bibbia non è la parola di Dio e il Gesù Cristo non è un Dio e non è neanche esistito. Però il fantoccio, cioè il Pinocchio Gesù Cristo che hanno creato, è una marionetta che deve funzionare una certa cosa. Allora, beh, logicamente... Forse solo una marionetta, qualcosa sì, beh, di peggio. Sì, logicamente diventa una marionetta esplosiva, cioè nel senso che uccide i propri ascoltatori o le persone che la guardano. Cioè, questo non avviene, proprio perché è talmente rigido, cioè è talmente bloccato, è talmente schematico, cioè tutto quanto è proprio monodirezionale, cioè nel senso, il monoteismo è proprio monodirezionale, cioè nel senso, esiste un'unica via, un unico percorso, e un'unica cosa da fare. Noi sappiamo che nella vita questo non è possibile, che esistono moltissime cose da fare. Cioè, difatti, noi sappiamo che esistono molte divinità, proprio perché sono molti i bisogni che noi abbiamo, e di conseguenza abbiamo bisogno di affrontare moltissime cose. Proseguendo su questa cosa, anche per chiudere, quello che torno a ripetere è l'importanza di non delegare mai le cose, cioè nel senso di non pensare che le cose, se noi non facciamo, vanno lo stesso. Tornando sul discorso originale, che eravamo partiti da una cosa molto concreta, il discorso della conferenza di Treviso vietata dal sindaco, non dovete pensare che gli spazi di libertà si difendono perché sono gli altri che li difendono, perché se voi siete i primi che rinunciate a difendere questi spazi di libertà, questi spazi di libertà spereranno sempre di più. Voi non potete dire queste cose succedono ai pagani, succedono ai politeisti, a me non succedono. Cominceranno con noi e poi succederanno qualcos'altro. Cioè, dovete pensare a questo, cioè le cose sono sempre legate, sono sempre non sono indipendenti, sono sempre una catena, cioè nel senso che se io comincio a tirare una catena, questa catena viene avanti e quello che c'è legato al fondo arriverà poi nelle mie mani. Allora, si trasforma in struttura giuridica, si trasforma in imposizione, si trasforma un po' alla volta in tradizione, in cultura, e riaccenderanno i roghi. Esatto. D'altronde l'inquisizione esiste ancora, perciò basterà soltanto ripristinare il vecchio nome, sono lì che poverini hanno freddo e di conseguenza troveranno qualcosa di nuovo, di diverso, ma forse un bel rogo gli piacerà sempre. Cioè, voi non dovete pensare che quando noi parliamo, ad esempio, dell'inquisizione sia una cosa del Medioevo, del Rinascimento. L'inquisizione è lì, uno strumento. Cioè, è come ad esempio se io devo tagliare un fiore nel giardino, userò una forbice per tagliarlo, non userò certo un martello. Però se devo piantare un chiodo, userò il martello per piantare questo chiodo. Nel monoteismo gli strumenti ci sono tutti. Vengono usati nel momento giusto, vengono usati proprio nel momento in cui loro serviranno, in cui ci sarà bisogno, proprio loro verranno sfruttati, verranno veramente utilizzati. Ricordatevi che la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Infatti quando Wojtyla chiede perdono perché i suoi predecessori non sono stati furbi, non per ciò che hanno fatto. Attenzione a non confondervi. Sì, facciamo un esempio di attualità molto, 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 molto semplice. Ad esempio il discorso dell'aborto. Sul Sole 24 Ore del 28 di gennaio, cioè di ieri, c'è un articolo che dice sì, aborto, sì dei vescovi tedeschi al Papa. I vescovi tedeschi, inchinandosi all'invito del Papa, hanno assicurato ieri che in un prossimo futuro i consultori cattolici in Germania, pur continuando ad assistere le donne incinte e in difficoltà, non rilasciano più certificati che consentono ad abortire. Cioè questo è già significativo. Nel senso che loro volevano l'indipendenza, pensavano di avere indipendenza, nel momento in cui sono stati invitati, neanche ordinati, invitati, cioè rendetevi conto che fisicamente l'invito, loro non hanno obbedito. Di conseguenza, nel momento in cui qualcuno inviterà a bruciare qualcuno obbedirà. Esatto. Basterà l'invito, neanche l'ordine, e saranno ben felici di farlo. Sì, caro Francesco. Ecco, io vi saluto. A proposito di Francesco, a proposito di quello che ha detto Francesco, va bene, ne parlerò un altro momento comunque. Sì, beh, ecco, tanto una cosa per rendere conto di dove arriva, no? Sempre mercoledì 28 gennaio sul Corriere della Sera fa, sapete che ci sono i saldi di stagione, fa, la Sacra Rota abbassa le tariffe, prima ti facciamo il divorzio per 1,5 milioni, visto che vogliono essere più concorrenziali vi faranno il divorzio per 1 milione di lire. E difatti giustamente l'avvocato della Chiesa dice, fa, la Chiesa batte lo Stato. Ah,
Benissimo, sentite, ecco, io vi saluto perché purtroppo io adesso devo metto andare. Un attimo di stacco di pubblicità, ecco, e dopo ci vediamo fra qualche minuto soltanto. Dove avevamo lasciato, Francesco è partito e noi riprendiamo a trasmettere con la trasmissione normale, per cui per la prima mezz'ora, tre quarti d'ora non prendo telefonate. Praticamente presenterò quello che dovevo presentare, cioè l'inizio del crogiolo del male. Vi ho già detto l'altra volta che stavo lavorando per preparare il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? È quell'attività terribile che viene fatta per costringere le persone a mettersi in ginocchio. Ed è un'attività di condizionamento educazionale, è un'attività di magia, non è un'attività di comportamenti semplici. Bene, presentazione e scelta. Ricordate che vado avanti per tre trasmissioni a parlare del crogiolo del male. Non prendo telefonate in questo momento, finché non ho finito le letture. Vado avanti per tre trasmissioni a parlare del crogiolo del male finché non arrivo col crogiolo nei quattro canti dello stregone nei quattro canti del mondo. Dopodiché gli elementi del crogiolo dei quattro canti del mondo li metteremo uno nel crogiolo del male e l'altro aspetto lo tratteremo nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, il crogiolo del male, presentazione e scelta. Ultimamente, facendo il bilancio di quanto affermato in riferimento al concetto di male e di orrore, mi sono accorto di aver indicato il male quasi esclusivamente nel comando sociale. Il comando sociale è il maggior utilizzatore del male ed è il maggior diffusore del male che, partendo dal terrore indicato dal Dio biblico e dal pazzo di Nazareth, lo diffonde distruggendo il divenire degli esseri umani. Il bisogno di sottomettere da parte del comando sociale viene mantenuto vivo dal bisogno di mantenere il proprio diritto e la propria capacità di sottomettere. La sottomissione ad una forma di pensiero e di espressione non è un fatto razionale o di logica matematica, ma è un atto di magia nera attraverso la quale non solo si distrugge la capacità dell'individuo di espandersi, ma si immette nell'individuo il terrore e la paura del diverso o del nuovo. La magia nera distrugge nell'individuo la sua capacità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive e per conseguenza sviluppa la necessità di distruggere ogni forma diversa da ciò che egli è. Nella storia i nemici del cristianesimo sono dipinti sempre come mostri orrifici. Si pensa all'immagine che hanno avuto i cristiani degli ebrei. Se per il comando sociale erano individui che si potevano rapinare ogni volta che se ne incontrava necessità, per la gente comune erano i deicidi, i mostri, gli appestati. Se il nazismo nasce e divenne sufficientemente diffuso per costruire i campi di sterminio, non fu dovuto solo alla necessità di rapinare gli ebrei, anche se questo fu usato, ma fu una risposta emozionale per ottenere la distruzione del diverso, che era un mostro, che aveva ucciso il Dio, che sacrificava al demonio i bambini. Era un'applicazione pratica dei dettami e degli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Non prendo le telefonate finché non ho finito di leggere la presentazione. Lo stesso discorso vale per la persecuzione delle streghe. Se da un lato c'era l'esigenza del comando sociale di riaffermare il proprio potere, dall'altro la magia nera aveva sviluppato nelle persone il concetto della strega che adorava il demonio, sacrificava i bambini o portava i malefici. Lo stesso discorso vale per la lotta contro il comunismo, impostata dalla Chiesa Cattolica in Italia. I comunisti mangiano i bambini. Non era in grado di confrontarsi con proposte sociali, ma doveva esprimere terrore. Le stesse immagini d'orrore sono sempre state diffuse nei confronti degli omosessuali, quando non agivano per sottomettere i più deboli, gli aderenti a religioni e a confessioni diverse.
In altre parole, se da un lato abbiamo l'esigenza di un comando sociale di sottomettere le persone ed usa il terrore biblico per farlo, dall'altro abbiamo gli esseri umani che, subendo la magia nera, non solo vengono sottomessi a tensioni emozionali che li rendono incapaci di usare una loro indipendenza di giudizio, ma alimentano tali tensioni emozionali affinché nessuno indichi loro l'incapacità che hanno di affrontare la vita. Per renderci conto di questo fenomeno, è sufficiente prendere in mano una statistica pubblicata dal quotidiano Il Gazzettino del 9 dicembre 1997, a proposito della religiosità di massa. Secondo questa statistica, oltre al fatto che l'interpretazione del cattolicesimo se la costruisce la singola persona, tendendo a staccarsi dalla visione del comando sociale, dall'altra c'è il ricorso delle stesse persone a pratiche religiose parallele. Ad esempio, nel nord-est d'Italia il 33,6% di persone crede nell'influsso degli astri. Questo equivale ad una trasposizione dell'intervento del Dio padrone nelle faccende umane. Come Dio interviene nelle faccende umane e il suo mediatore è il prete, anche gli astri intervengono nelle faccende umane e il suo mediatore è l'astrologo. Il concetto di fondo non cambia, esiste una dipendenza emozionale da un fattore esterno. Oppure, secondo la stessa statistica, il 27,4% degli intervistati nel nord-est ritiene che alcune persone abbiano la capacità di comunicare con i defunti. Anche questa è una trasposizione delle capacità di intermediazione dei santi cattolici col Dio padrone. In altre parole, come esiste il santo che media fra le cose di tutti i giorni e il Dio padrone, così ci sono degli individui che comunicano con i defunti mediando fra mondo normale e mondo dell'oltretomba. Anche in questo caso vediamo come la descrizione dell'altro mondo sostanzialmente non cambia. Esiste una delega soggettiva al mediatore a cui viene attribuito un certo potere e la mediazione avviene fra due mondi come descritti dai cattolici, il mondo di tutti i giorni e un eventuale paradiso o inferno. Tutto questo è effetto dello sconquassamento emozionale portato dalle pratiche di magia nera che dapprima sono imposte e poi soggettivate dall'individuo e alimentate per difendere se stesso. Abbiamo già detto che la magia nera è l'arte con la quale si impedisce all'individuo di usare le proprie capacità, la propria volontà e le proprie determinazioni per sviluppare il proprio potere di essere. Dove agisce la magia nera? Esattamente dove agisce ogni magia e ogni percorso di stregoneria, sulla struttura emozionale dell'individuo. La magia nera agisce essenzialmente su un individuo indifeso e incapace di difendersi. Questo individuo è essenzialmente il bambino che è costretto a subire tutte le pratiche che i genitori gli impongono. Il bambino, nel sistema sociale in cui viviamo, è considerato una persona, non una persona, ma merce da sottomettere o da utilizzare. Il bambino è costretto a subire pratiche alle quali non può opporsi. È costretto a subire dei ricatti all'interno della famiglia che possono essere funzionali al proprio sviluppo soltanto se le scelte del genitore sono scelte di libertà. Ultimamente il bambino viene partorito anche per macellarne gli organi da trapiantare in altri bambini. Notizia di fonte giornalistica 17.1.98. La gestione dell'infanzia è arma di ricatto della Chiesa Cattolica all'interno del sistema sociale. In ogni caso il bambino non è persona, il bambino si può battezzare, si può insegnargli a pregare, si può costringere ad imparare filastrocche di supplica, lo si può punire quando esercita la sua volontà in direzioni che non siano il piacere di sottomettersi. Il bambino non ha diritti sociali, né etici e morali, che non siano direttamente funzionali al proprio futuro ruolo di carne da lavoro. Facciamo un esempio. Se un padre spezza un braccio al figlio, viene condannato per aver menomato il bambino. Non viene condannato per aver danneggiato il bambino, ma viene condannato per aver menomato della carne da lavoro funzionale al comando sociale. Ebbene, nessun padre è mai stato condannato per aver impedito al figlio o alla figlia di masturbarsi, magari legandoli. Quei padri che hanno fatto questo,
magari solo raccontando al figlio dei gravi disturbi che quella pratica avrebbe comportato, pur avendo menomato gravemente nella psiche un bambino, non sono mai stati perseguiti penalmente. Ebbene, tutte quelle pratiche che sono imposte e che hanno lo scopo di sconquassare la struttura emozionale del bambino sono magia nera. Quelle pratiche sono state strutturate in anni di lavoro per giungere a un buon grado di perfezione e nel loro insieme rappresentano il crogiolo del male. Queste pratiche agiscono sulla struttura emozionale e sulla struttura emotivo-sessuale della persona. Lo scopo di queste pratiche è quello di distruggere la capacità dell'individuo di prendere nelle proprie mani la propria vita, diventando dipendente da quanto il comando sociale offre loro, la consolazione del suo Dio assassino. Questa dipendenza non è un fattore razionalmente determinabile, non la si può rimuovere con un bel ragionamento. Questa dipendenza entra nelle fibre dell'individuo, il quale impone al mondo di rispettare il suo diritto ad essere dipendente, impone al mondo di diventare dipendente come lui. Se l'immagine consolatoria sarà quella di un Gesù buono, di un Dio salvatore dell'umanità, quando gli si dirà o si dimostrerà che le cose stanno diversamente, allora diventerà feroce e cattivo. Non si chiederà perché le cose sono sentite in maniera diversa. Dovrà imporre il rispetto per il proprio assoggettamento. Sarà pronto per mettere in funzione i forni crematori, torturare gli arrestati, massacrare gli indios, insegnare il cristianesimo cattolico a chi doveva imparare a chiedere giustizia. Sarà pronto a battezzare i bambini nel nome del macellaio di Sodoma e Gomorra. Tutte quelle masse che partivano per linciare gli indifesi o quelli accusati di essere untori o complici col mostro nemico erano formate da chi riteneva il suo Gesù buono e massacravano chiunque fosse diverso, proprio seguendo l'esempio di Gesù e il fico. La magia nera porta a considerare buono chi possiede l'individuo e ne distrugge la capacità di svilupparsi, perché costringe l'individuo a ripiegare su se stesso. Solo il padrone è la sua salvezza. Lo sconquassamento della struttura emozionale, l'impedimento alla soddisfazione dei bisogni, la coercizione sessuale sono gli oggetti su cui si concentra l'attenzione e l'azione della magia nera. Prima condizione affinché ciò sia possibile, affinché la magia nera abbia i suoi effetti, è che l'individuo sia indifeso. L'unico soggetto al di fuori dei campi di concentramento è il bambino e su lui si concentra la magia nera per distruggerne il divenire. Quando il bambino cresce riproducendo lo sconquassamento emozionale in suo, quando il bambino cresce riproduce lo sconquassamento emozionale in suo figlio, perché questo lo conforta nel proprio sconquassamento. Non dite mai ad una persona ignorante che è ignorante. Ne riceverete sempre una reazione violenta, come se foste degli arroganti. Chi vi credete di essere per dirgli che è ignorante? Chi è in ginocchio odia chiunque non lo imiti. Il suo odio si chiamerà educazione e rispetto, ma sarà solo odio per la vita. È difficile individuare nell'essere umano adulto lo sconquassamento emozionale che lo ha portato a mettersi in ginocchio, ma certamente è possibile individuare attraverso quali attività di magia nera la distruzione emozionale si riproduce. Così userò gli studi di psicologia, psichiatria, antropologia e ricerche sociologiche per individuare alcuni elementi attraverso i quali si distrugge il divenire umano, costringendolo a pensare ad un Dio e un Gesù buono, quando la razionalità e i testi ci dimostrano che nelle descrizioni ufficiali sono due assassini, il cui intento è distruggere il divenire umano. Per presentare il crogiolo del male è necessario anche parlare dell'oggettività sociale nella quale viviamo, in quanto il male è quell'insieme di condizioni e azioni che conducono a privare l'individuo del suo divenire, mettendolo in ginocchio. Mentre l'involucro del crogiolo dello stregone è il suo modo di guardare l'oggettività in cui vive per costruire il suo cammino di libertà, l'involucro del crogiolo del male può essere paragonato alla gabbia in cui Pavlov teneva il cane, che costringeva a salivare come risposta agli stimoli. Nel paganesimo e in stregoneria
La libertà degli esseri è intesa come libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Nel cattolicesimo, libertà è intesa come possibilità delle gerarchie di mettere in ginocchio chi non si può difendere, costringendolo a soddisfare i propri bisogni, libertà di trafficare in schiavi. È sufficiente l'atteggiamento nei confronti della legalizzazione dell'aborto. Mentre i fautori della legalizzazione affermavano che la pratica o la non pratica deve essere una scelta consapevole della persona, per cui libertà del fare per costruire il proprio potere di essere, per la Chiesa Cattolica sono necessarie galere per costringere le donne a non abortire, per costringerle a partorire dolore e costruire miseria. Per la Chiesa Cattolica è necessario usare galera, armati, leggi e roghi contro gli esseri umani per costringerli a fare quello che lei vuole, in quanto non ha nessun argomento, né logico né umano, da produrre che non sia quello della superiorità della razza padrona, vedi eunuchi per il regno dei cieli. La sua lotta contro il diritto d'aborto è una lotta contro l'umanità. Per questo ha bisogno di roghi e di terrore giuridico per imporre sottomissione ai suoi dogmi. Bene, in questo momento io ho finito la prima parte della presentazione del crogiolo del male. Cosa abbiamo compreso da tutto questo? Che il prologo, per avere un crogiolo del male, è necessario che l'individuo che entra in questo crogiolo, che si fa questo crogiolo, sia un individuo indifeso. Perché questo? Perché il male e la sottomissione possono essere sviluppati dall'esterno all'interno, cioè possono essere imposti all'individuo, mentre la libertà dell'individuo può venire solo dall'individuo stesso, cioè è l'individuo che deve costruire la sua libertà, mentre invece l'imposizione viene da fuori. E infatti cosa dice il Gesù di Nazaret? Non è quello che entra nell'uomo che danneggia l'uomo, cioè non è la ferocia della sottomissione che lo danneggia, ma è quello che dall'uomo viene fuori, cioè la sua libertà, il suo desiderio di libertà. Pronto Radio Gamma?